Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare lo slime challenge. Cosa consiste questo slime challenge? In sostanza, io dovrò pescare degli ingredienti con gli occhi chiusi, pesco la crema e nella nostra ciotolina dove faremo lo slime dovremo metterci la sostanza, la crema, l'ingrediente che ci è capitato fuori, però dovremo pescare massimo i pari 5 ingredienti al massimo, credo, non lo so. Quindi quelli che capitano, capitano. Ok ragazzi, sono ritornato, ho sistemato un po' la telecamera così si vede meglio e comunque, bando alle ciance, iniziamo col video. Scusatemi, è caduto la telecamera, ho caduto tutto. Allora, questa sarà la nostra ciotolina. Prendiamo anche questo qui, che andrebbe preso. Qui ci sono tutti i nostri ingredienti. Abbiamo la colla trasparente, la colla vinilica, l'acido borico, la spuma da barba, il borotalco che è quasi finito, la crema corpo e il colorante. Abbiamo la nostra ciotolina. Ora iniziamo. Allora, ora chiudo gli occhi. Ragazzi, ve lo giuro, sto chiudendo gli occhi, vi mostro. Vedete, sto chiudendo gli occhi, ve lo giuro. Non so se avete anche visto, però ora ho gli occhi aperti, non li devo prendere. Ragazzi, ho già gli occhi chiusi. Allora, questo, ho toccato questo. Quindi, no, la colla Giotto, raga. Scusatemi, mi cade sempre. Stavo dicendo che mi è saltata fuori la colla Giotto. Ok, quindi, visto che la colla Giotto, possiamo anche già metterla. Quindi, non c'è neanche. Tipo, se ti capita subito acido borico, non lo mettiamo subito. Ora metto la colla Giotto, l'apro. Allora ce ne metto un po' dentro al recipiente. Ci metto un po'. Basta. Perfetto, ora potremo passare al secondo ingrediente. Vi dico ancora, ho gli occhi chiusi, ve lo giuro. Intanto inizio a pescare. Preso questa, vediamo. Raga, la schiuma da barba. Ragazzi, vi giuro, non sto guardando. Cioè, anche appena fatta male. Però, comunque, versiamo la schiuma da barba. Allora. Basta. Lo versate così e lo scoliamo. Che buon odore, però. Veramente, raga, un buon odore. Questa scuola barba qua ha un buon odore. Tipo, sa di tipo di menta, diciamo. Guardate quanto è fluffoso. Io ragazzi questa scuola barba qua ve la consiglio perché è molto fluffy. Ragazzi, io volevo fare il popping balloon slime, però non sono riuscita a trovare i palloncini, perdonatemi. Comunque ora potremo passare al prossimo ingrediente. Intanto ho aggiunto anche altra scura barba. L'ho aggiunta alta così diventa super fluffy. E ora chiudo gli occhi e passo al prossimo ingrediente. Questi qua li metto tutti da parte perché non ce l'ho bisogno. Questa. Ho pescato la crema corpo. Tesoro d'Oriente. Ne metto un po'. Spero di beccarmi il colorante. Ragazzi, se non riusciamo a pescare l'acido borico, aspetta che avvicino. Se non riusciamo a pescare l'acido borico, dobbiamo mettercelo noi. Mescoliamo. Ho messo 4 gocce di crema. Ora, guardate, sembra tipo che si volesse addensare. Sembra che si volesse addensare. Sembra che si vuole addensare lo slime. Non so perché. La prossima volta prendo le ciotole trasparenti, così vedete meglio.
che non avevo questa. Ho tolto questa qua. Ora peschiamo. Ancora. Ok ragazzi, ho pescato il colorante, io uso questi qua della prima. Dentro manca il rosa, ma è lo stesso. E che colore lo facciamo? Lo slime non l'ho fatto blu, vorrei farlo blu, raga. Lo facciamo blu o nero? Marrone io ce l'ho, lo faccio blu. Così, chissà che colore verrà fuori. Allora, li metto qua. E ora mettiamoci un po' di colorante, un po' di colore. Vi dico che serve solo una goccia, una misera goccia. Così. Se il vostro colore non vi piace, potete aggiungercene ancora. Allora, chiudiamo il tubetto e mescoliamo. Chissà che colore verrà fuori. Che bello, guardate. Non è venuto fuori blu, però è venuto fuori un bellissimo colore. Non ho mai provato a fare lo slime blu, sapete? Mai provato. Guarda che bel colore. È proprio bello, ragazzi. Mi piace moltissimo. Però secondo me è un po' troppo chiaro. Ci aggiungerei un altro pochino di colorante. Lo do, ho messo la tempera dentro lo slime. Vabbè. Mescoliamo, ora il colore deve venire un po' più scuro. Sì, appunto, cioè, sta venendo più scuro. E comunque ora vediamo cosa ci capita. La colla trasparente, raga, non la voglio mettere perché ho già messo la colla vinilica, però se ci capita. Ora vediamo l'ultimo ingrediente. 1, 2, 3, 4, 5. Ma raga, ma siamo già 5. Raga, avevo detto che pescavamo solo 5 ingredienti, qui abbiamo pescato tutti gli ingredienti, quindi la colla primo e questo qua. Questo qua lo metterò dopo per sicurezza. Quindi la colla, oggi la colla trasparente non la useremo per questa volta. Quindi è già il momento di addensare, credo. Mettiamoci poco alla volta il nostro acido borico. Ok, ho sistemato di nuovo la telecamera. Ora iniziamo ad addensare. Prendiamo il nostro acido borico. Io ragazzi ho l'acido borico sciolto in acqua calda e se volete prendere l'acido borico potete trovarlo in farmacia al prezzo di 70 centesimi, 80, 90 centesimi o anche 1 euro. Io prendo l'acido borico e funziona il mio acido borico, ve lo consiglio, però adesso non ce l'ho a confezione, quindi proprio dovrebbe funzionare qualsiasi acido borico. Io so solo che funzionano quelli in polvere, gli altri non lo so. Io ragazzi avevo un acido borico, però non funzionava. Ragazzi, sta addensando, guardate. Guardate. Vedete, un po' si sta staccando dai bordi. Si sta staccando, ragazzi, sta addensando. Mettiamoci altro un po' di acido borico. Ragazzi, non mi sta tanto comodo questa postazione. Non mi sta molto comoda tenere la telecamera messa in questo modo qua. Comunque, ragazzi, lo slime si sta addensando. Ragazzi, il segreto è metterci la schiuma barba perché con me. La mia soluzione si addensa con la schiuma barba, non so il perché. Non so il perché, però. Boh. Guardate. Cioè. Ancora appiccicoso, ovviamente. Servirebbe altro acido borico. Mi raccomando, ragazzi, poco alla volta. Io, ragazzi, non ci metto le palline perché mi devono ancora arrivare, neanche i glitter non ce li ho, mi devono ancora arrivare. Forse mi arrivano mercoledì, raga. Domani o mercoledì, perché dovrò arrivare mercoledì. O domani. Non lo so. Forse arrivano domani. Boh. Si sta addensando, si sta staccando tutto dai bordi. Non c'è più l'acido borico, è finito tutto.
Io ragazzi non ho sciolto tutto l'acido borico, ne ho sciolto 250, cioè, ne ho, cioè, ho sciolto l'acido borico, cioè, lo slime viene. Cioè, ragazzi, non so parlare. Comunque, l'acido borico che uso io è un acido borico, cioè, non mi ricordo la marca, però vi dico che lo potete trovare in farmacia, l'ho detto anche prima. Allora, ora ci vediamo dove blocco e ci vediamo quando lo slime è completamente addensato. Eccomi qua ragazzi, lo slime si è addensato. È ancora un po' appiccicoso, ma vedete che non sporca per niente. Ci metterei solo un mini, proprio piccolo 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 goccino di acido borico, proprio mini. Ok, ragazzi, quando farà questa reazione significa, qua c'è stato tutti i bordi, vuol dire, cioè raga non so riesco più a mescolarlo, vuol dire che lo slime è pronto. Lo potete vedere lo slime, diciamo, pronto, e ora potremo metterlo qui, perché appena ho finito di metterlo appoggio sul tavolo. Ora lo sto mettendo sul tavolo, spero che non appiccichi troppo. Vabbè, vediamo. Raga, è venuto neanche male, senza il borotalco non è venuto neppure maliccio. Non si vede niente. Guardate. Un po' appiccicoso. Però ragazzi, se lo slime è appiccicoso, vi consiglio di metterci leggermente un po' di borotalco, così lo slime non si appiccica granché. Comunque lo slime è molto bello. Non è che non appiccichi appiccica leggermente. E ora potrei fare l'ASMR. Culo del prossimo appiccica. Fatemi sapere se volete che nel prossimo video facciamo un video ASMR oppure un video in cui vi mostro tutti i miei slime. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al mio canale e commentate, perché i like e i commenti mi fanno tanto tanto piacere. Comunque ragazzi, fra poco aprirò un giveaway, forse anche oggi, però non sono sicura che pubblicherò due video. Forse oggi uscirà un video giveaway, perché è da un po' di tempo che non faccio giveaway, da un po' di mesi che non faccio giveaway, quindi vorrei farlo per così. E perché ho anche molti più fan, perché l'anno scorso ne avevo, sono partecipato, cioè l'anno scorso avevo meno fan, quindi hanno partecipato meno, quindi quest'anno, visto che ho molti più fan, potete partecipare. Tipo, se voi parteciperete al mio giveaway, potete vincere tipo degli slime che farò io e le palline e altre cose. E comunque adesso non parlo molto di più perché devo preparare tutto per il giveaway. Quindi ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, che può essere anche quello del giveaway o ASMR. Ciao!